Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi di due prodotti sicuramente eccezionali dal punto di vista del prezzo e di quello che danno. Quindi dei prodotti che hanno un rapporto prezzo-qualità veramente eccezionali. Questi due prodotti sono eccezionali se presi singolarmente, ma diciamo che insieme si completano. I prodotti di cui vi sto parlando sono questi. La scheda telefonica del nuovo operatore low cost Iliad e del telefono Xiaomi Redmi Note 5. Questi due prodotti sono eccezionali perché hanno una qualità, perché hanno un rapporto prezzo-qualità veramente, secondo me, eccezionale. Partiamo dallo smartphone, che ovviamente non vi sto a recensire perché tanto è stato stra-recensito su YouTube, ma vi parlo solo in maniera molto concisa di quello che dà questo prodotto. È un prodotto che costa poco più di 200 euro, anzi si trova anche a meno di 200 euro su vari siti online italiani, non per forza dai siti cinesi. È un prodotto con versione global, quindi già predisposto per diciamo il nostro paese, e ha una batteria che dura veramente tanto. Cioè, credo che, adesso non ho ancora provato fino a che punto arriva, ma secondo me dura quasi 2 giorni. Ha una fotocamera che è il suo punto forte, dietro è doppia e funziona benissimo. Non so se avete visto il mio video che ho fatto, diciamo il mio travel vlog girato a Borghetto e al Parco Sigurtà. Se non l'avete visto, andate a vedere, magari vi lascio la scheda qua sopra per andare a guardare quel video, perché quel video è stato interamente girato con questo ed è secondo me venuto molto molto bene dal punto di vista delle riprese video e delle foto. Questo telefono fa foto e video veramente spettacolari, cioè per il telefono che è, cioè poco più di 200, anzi meno di 200 euro lo si trova, io l'ho pagato meno di 200 euro, esattamente 184 euro, funziona veramente bene. Ha una fotocamera che per chi vuole usare il telefono per fare magari dei video o delle foto, ma non usa e getta, anche da tenere, questo secondo me li fa veramente bene senza spendere cifre astronomiche. Ha un display che secondo me è superiore al, diciamo, al prezzo del telefono, quindi questo telefono è veramente eccezionale per chi non vuole spendere grandi cifre ma avere un telefono prestazionale e non dover rinunciare alla fotocamera o diciamo alla batteria che dura poco, a un display piccolo, a un display che ha una scarsa qualità. No, qua diciamo abbiamo tutto in una cifra molto molto bassa per quello che è il telefono. Quindi ragazzi, io questo ve lo consiglio tantissimo. Se non avete grandi pretese, cioè ovvio non lo potete paragonare a un telefono da 800 euro, ma è un telefono che secondo me vale molto di più di quello che costa e vi dà tantissimo. Quindi ragazzi, se siete interessati e non volete spendere grandi cifre, avere un telefono per fare foto e video o usarlo perché comunque è velocissimo, ha un processore molto molto veloce, monta già a Oreo 8.1, quindi veramente è un telefono completo. Vi ripeto, la batteria dura tantissimo, quindi ragazzi io ve lo consiglio tantissimo. E in accoppiata al nuovo operatore low cost che è appena partito da circa una settimana o giù di lì, questo operatore vi offre un abbonamento a 5,99 euro al mese con telefonate illimitate, messaggi illimitati e 30 giga di internet a 4G. Cioè anche qua veramente una roba eccezionale. Dopo io non so se diciamo la copertura è dappertutto, la qualità della copertura, quello non ve lo so dire, ve lo posso dire da me. Io abito in provincia di Lecco e qua da me la copertura devo dire che non è niente male. Dopo magari facciamo un test di velocità della connessione internet che secondo me è buona. Cioè, se noi la paragoniamo magari a un 4G in questo momento, che ne so, di Vodafone, come ho io normalmente, è un po' inferiore, però è quel po' inferiore che non ve ne può fregare di meno, perché comunque vedrete che abbiamo un download discreto, ma abbiamo un upload che a volte è addirittura di più del download, che è la cosa più utile, perché quando dobbiamo inviare video con WhatsApp a qualcun altro il problema è quello, cioè inviare video e avere un upload lento, ok, lì non partono, non vanno, quindi diventa un incubo. Il download va sempre bene, perché se abbiamo 10, 20 o 30 di download, comunque, nel senso, ci basta sempre. È l'upload che dobbiamo avere, perché poi quello comunque è quello che veramente fa girare il nostro
internet. Quindi ragazzi, io con questa mi sono trovato benissimo, basta andare nel sito, il sito è semplicissimo. È veramente minimal. Con l'idea che ha avuto Ilia di fare un prodotto low cost, quindi ha dovuto tagliare, ovviamente, per dare questo servizio a questo prezzo, tagliare i prezzi su quello che sono tutti i punti vendita, gli operatori, i commessi, cioè tutto quello che è il personale o la distribuzione, che è quello che poi va comunque a influire sul costo finale di un prodotto. Iliad ovviamente per offrire questo prezzo ha tagliato tutto questo, quindi potete acquistare questa scheda o dal loro sito. Poi vi spiego un attimo velocemente come si fa, o nei loro, diciamo, Iliad Box, mi sembra che si chiamano, che sono delle macchinette che si trovano in vari posti, centri commerciali, cose del genere, dove potete, con questa macchinetta compilare tutto quello che serve per avere questa tessera. Ovviamente io l'ho fatto da internet perché uno non avevo un punto, diciamo, di questi box vicini, e poi è molto più semplice se uno ha internet farlo da internet, cioè basta farlo dal cellulare, da un portatile, da un computer fisso, dove cavoli ci avete voglia. Quindi secondo me vale la pena farlo da internet, anche perché il sito è fatto veramente bene, cioè semplice, minimal, cioè proprio pensato per chiunque, cioè chiunque di qualsiasi età, di qualsiasi, diciamo, capacità a livello tecnologico, riesce ad acquistare questa tesserina, perché è veramente veramente semplice. Vi basta solo una carta di credito anche ricaricabile, perché comunque l'abbonamento lo potete fare, un abbonamento che sia fisso sulla carta di credito, cioè o su un, mi sembra, conto corrente, nel senso che ogni mese vi viene scalato 5,99 euro, che è il costo mensile. Altrimenti potete scegliere il pagamento manuale, cioè ogni mese vi scade la promozione, la dovete ricaricare per il mese successivo dal sito o da altri punti di ricarica, penso di tabaccherie e cose del genere. Okay, o comunque basta andare nel sito e ricaricarla. L'unica cosa che vi serve la carta di credito in quel caso, cioè nel caso decidiate di fare la ricarica manuale mensilmente, l'unica cosa che vi servirà è la carta di credito per fare l'acquisto della tesserina, perché comunque l'acquisto della tesserina che vi viene inviata a casa con il Corriere Espresso, e la prima ricarica ovviamente che è, diciamo, in aggiunta all'acquisto della tesserina, quindi mi sembra 5,99 euro la ricarica, più 9,90 euro se non sbaglio del corriere con la tesserina, quindi siamo intorno ai 16 euro per avere la tesserina e la prima ricarica. Quindi andate nel sito, vi registrate, è facilissimo, nel giro di 5 minuti neanche avete acquistato questa tesserina, è proprio semplice, semplice, semplice. Il sito è stato proprio creato per non avere problemi, cioè avere proprio una semplicità di acquisto veramente immediata. Quindi vi arriverà un'email di conferma della registrazione al sito, ovviamente con le vostre username e password, che poi vi serviranno in seguito anche per attivare questa. Quindi una volta che avete ordinato la tesserina, nel giro di un paio di giorni vi arriverà un'email con scritto che la tesserina è stata, diciamo, affidata al corriere. Nel mio caso era Bartolini, quindi è stata affidata al Corriere Bartolini, che il giorno dopo me l'ha recapitata. Ci vuole una carta d'identità o una copia della carta d'identità, perché il Corriere verifichi che chi riceve la tesserina è, diciamo, chi l'ha ordinata. Dopodiché vi arriva la tesserina, ovviamente che è questa, e vi arriva questo foglio insieme, che è tutto quello che vi serve per attivare la tesserina. Sì, perché la tesserina vi arriva, dovete andare nel sito lì con le vostre credenziali che vi sono state inviate, inserite il codice che c'è qua dietro all'interno del sito e la tesserina è attiva. A quel punto, nel giro di un paio di minuti, la tessera funziona, quindi potete telefonare. Per la parte internet, invece, sul foglio che vi arriva, che è l'unico foglio che vi mandano, quindi non c'è da firmare, da rimandare indietro niente, né fotocopie di carte d'identità, fotocopie di codici fiscali, tutte quelle menate infinite che comunque ci sono state fino adesso nell'attivazione dei vari operatori telefonici. Qua non c'è niente, vi arriva solo questo. Cosa dovete fare? In base al telefono che avete, se avete un telefono Android, avete una configurazione da fare per, diciamo, attivare la parte dati, cioè quella internet, o altrimenti scaricare un'app dal Play Store che lo fa lei a posto vostro. Quindi scaricate l'applicazione, l'avviate e, diciamo, configura il cellulare con i parametri che servono all'IAD per far funzionare il traffico dati. Mentre per iOS non c'è l'applicazione da scaricare,
E quindi ci sono solo questi parametri da andare a inserire nelle impostazioni, ma è veramente una stupidata perché c'è proprio tutto scritto benissimo, i vari passaggi, quindi inseriamo questi dati e funziona il traffico dati anche sui telefoni con iOS. Adesso ragazzi proviamo solo a dare un'occhiata veloce, a fare il test della velocità per vedere com'è la velocità qui da me. Poi ovviamente anche il traffico della velocità cambia in base all'orario in cui si fa il test, cioè adesso è sera e ho visto che alla sera ovviamente è un po' più lento il test, però è sempre secondo me buonissimo perché dobbiamo ricordarci che ci danno 30 giga per 5,99 euro, oltre a telefonate illimitate e messaggi illimitati, quindi 30 giga innanzitutto non so chi li dia di base, praticamente nessuno. Già i 10 giga bisogna pagare almeno 15 euro al mese per averli con gli altri operatori, quindi qua secondo me 30 giga anche a questa velocità che adesso andremo a vedere è più che buona e più che sufficiente per uno smartphone, anzi ne avanza, io non ce l'ho neanche nella mia linea internet di casa, quindi figuriamoci te, cioè la mia linea internet di casa è nettamente inferiore a questa, quindi voglio dire, e la pago ben più che 5,99 euro al mese. Vedete, questo è il risultato del test, secondo me è veramente ottimo per il prezzo che ha questo operatore, e comunque con un upload così veramente si può sfruttare tantissimo per inviare video, per fare tutto quello che si vuole, inviare mail, cioè con un upload così veramente si viaggia da Dio. Il download così, voglio dire, va benissimo perché ricordiamoci abbiamo 30 giga, quindi possiamo ascoltare musica in streaming e via dicendo, e comunque avere sempre un sacco di giga disponibili fino al mese successivo. Per quanto riguarda la copertura, non so dirvi, io adesso è circa 3 giorni che ce l'ho, quindi non l'ho ancora potuta sfruttare al di fuori di dove abito io, diciamo come zona, quindi non so bene in tutta Italia come sia coperta. Abbiamo la sua applicazione dedicata per vedere sempre il consumo che abbiamo dei giga, il credito che abbiamo e via dicendo, cioè c'è la sua applicazione Iliad dedicata, per cui sia per iOS che per Android, quindi possiamo avere sempre sott'occhio tutto quello che è, diciamo, l'andamento del nostro abbonamento telefonico. Quindi ragazzi, se non volete spendere tanto e volete avere comunque un telefono prestazionale che faccia video e foto buone, con una batteria che dura tanto, un display ottimo e una fluidità più che buona con un sistema operativo ultima versione, è sicuramente questo, il Redmi Note 5 di Xiaomi, veramente un telefono eccezionale. Da questa parte la scheda telefonica low cost, che secondo me potrà dare molto fastidio a tutti gli altri operatori, quindi secondo me dovranno tutti adeguarsi con i prezzi simili a questa, perché altrimenti li vedo molto molto male. Quindi ragazzi, queste due cose in coppia sono veramente un acquisto eccezionale, con poco più di 200 euro, perché anzi, questo io l'ho pagato 184, questa l'ho pagata 16 euro con già la prima ricarica, messi insieme, fate voi il conto, esattamente 200 euro. Con 200 euro vi portate a casa una schedina che veramente è ottima e che costa 5,99 euro al mese, mentre di qua un telefono veramente eccezionale. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate come al solito un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!